ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Questo sarà il secondo video dalla isola. Scusatemi se non riesco a pubblicarli giorno dopo giorno, però purtroppo non ho tempo per editare. Qui siamo al settimo giorno, stiamo un attimino risentendo dei vari sbalzi rispetto alla solita routine. Oggi io e la Raps risponderemo alle domande, anche quelle più piccanti, che ci avete fatto nelle nostre Insta Stories. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, sia a me che a lei, che propongo sempre questo tipo di cose. Vi chiedo sempre di farmi le domande alle quali rispondere nei miei Q&A, magari vi chiedo anche qualche consiglio sui video che volete vedere, quindi è un qualcosa di molto interattivo tra me e voi. Iniziamo questo Q&A, ci siamo appena svegliati, ora andiamo a far colazione, andiamo a mangiare le nostre solite uova e poi andiamo in palio. Allora, Marco Longo ti chiede: che segno sei? Sono nata l'ultimo giorno del leone e il primo della vergine. Quindi? Quindi sono cuscino. Sì. Un giorno mi sveglio leone, l'altro giorno mi sveglio vergine. Però Mattia dice che sono più vergine. La mia verginella. Eccoci qua in palestra, ho finito di allenarmi. La Reps è ancora lì, mi sta spingendo. Non stiamo benissimo, infatti io provo a espiare i miei peccati spingendo un botto. Ho fatto un squat, panca, stacco, di tutto e di più. Lei invece ha corso come una dannata. Rispondiamo a un paio di domande. Cos'è che c'è? Ah, Simone mi ha chiesto: coach, ma farlo in vacanza si può o non si può? Beh, che dire, in vacanza si pensa che si va in coppia e cosa si fa la mattina? Se si tromba, sì, così. No, dai. Si pensa che si fa l'amore, ma noi ci svegliamo alle 8, torniamo alle 11 dalla spiaggia. Sinceramente si fa dormire. Cioè, magari la mattina ci proviamo, un po' di cardio, comunque fa bene. Se è una delle attività tra coppie che fa bruciare il maggior numero di calorie. Madonna, amore, ma non è che devi pensare alle calorie che bruci, devi pensare che, cioè, fai l'amore, è una roba, cioè. Ma noi andiamo in coppia, gli altri vanno a fare sesso in vacanza. E quindi è diverso, devono pensare alla caloria bruciata, non al rapporto. Io invece penso al rapporto. Prima pensavo alle calorie bruciate quando andavo. Che paraculo. Cioè, sei un paraculo proprio. Vabbè, poi l'altra cosa. Ah, ora invece una domandina sulla palestra che fa Costituzioni Analisti C. Fare mai vendo allenamento e cibo per le ragazze. Allora, io lo vorrei fare da un botto, perché appena metto lei in qualsiasi mia cosa, voi vi eccitate, non so, vi parte il testo e quindi vedete i miei video molto di più, vi mettete più like. Quindi la porto, no, la porto perché comunque è una sono cosa. Io che mi vergogno. No, lei si vergogna tanto, però è una cosa carina da fare, non facciamo del male a nessuno, cioè non le fa male, ci divertiamo, è una mia passione, che quindi condividere con la persona che amo mi fa solo che piacere. E lei prima o poi entrerà a far parte di questo mondo, però si deve un attimo sbloccare. Oh no. Sì. Poi guardate quanti figli. Cioè. Minchia, sono un waffle. Ci vediamo dopo con le altre domande. Pesa time. Rispondiamo a un'altra domanda. La regola dell'L vale? Chiede Andrea Lemo. È tutto proporzionato. Tipo? Questo? Sì. Se ti piacerebbe. Ah, poi così? Mamma, L sì, no. 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 Lei lo paragona a una pannocchia. Dai. Post workout meal, allora mangiamo dell'insalata. Tacchino con poco sale, come potete vedere un grammo su 100 grammi, gallette di mais, pomodorini, poi ho trovato ste cose, pollo e riso frullato con pomodoro e carota, riso merluzzo e patate frullate. Ora farò anche un test di queste cose perché penso che la maggior parte dei palestrati in Italia si sia sempre chiesto cosa fosse il riso e pollo frullati. Boh. Non lo so. Comunque, rispondiamo alla domanda di Zanettino. Amo, in un'ipotetica luna di miele, dove andiamo? Thailandia. No, io Maldive. Io voglio andare alle Maldive. Io e lei sulla nostra isola. Una settimana. Thailandia. Una settimana in Thailandia. Sì, ma è terribile Thailandia. Cioè, è brutta in confronto alle Maldive. Beh, è un'esperienza però. Ma io in luna di miele non voglio fare altro che stare con te. Non è che devo andare in giro sui monti. Cioè, vedete, io sono più profondo. Lei vuole andare in giro a fare i viaggi in luna di miele, quando io vorrei solo lei, la nostra palafitta. Sì, vedi? Sei superficiale. Invece è un'esperienza che ti porti, cacchio, scherzi. Quindi Thailandia per te. Anche le Maldive. Vedi? Che non ci avevi pensato. Certo che ci ho pensato. A noi ci piace viaggiare. Ci mancano i soldi. No, ci mancano i soldi, però
quando possiamo facciamo anche un sacrificio in più pur di poter andare in un posticino più carino. Chiaro che noi già qua è sopra le nostre possibilità, perché comunque è un hotel carino con tutte queste cose. Probabilmente ci andremo anche prima della luna di miele in questa Thailandia. Maldive è già un pochino più difficile perché 6.000 euro sono tanti. Thailandia invece... Beh, si c'è il bel. Anche in Thailandia ci potremmo. Invece il lunedì Milano potremmo fare il giro delle Americhe. No. Il tour di tutte le palestre. Ma da no, io sono profondo. No, io poi il tour delle palestre. Ma ammazzati. Assaggiamo questa cosa terribile. L'odore sa di pomodoro. Sa di nulla. Cioè. Non sa di pollo? Questa già il latte non sa di nulla. Dai, non fa schifo. Sa più di pomodoro? Sì. Questi sono i valori? Sì, secondo me comunque ti rimane un'acidata. Ce l'ho qua. Allora, direzione Blue Marlin di Ibiza ci chiede: Kai Bange, da quanto tempo siamo insieme, amo? Troppo. Come troppo? Sì, sono un po' stancante. Sono una persona difficile da sopportare, però lei mi capisce. È per questo che l'amo tantissimo. Più di ogni altra cosa. E non mi bacia, ormai non mi bacia più. Siamo insieme comunque dal 1° febbraio dell'anno scorso. Un anno e mezzo. Un anno e mezzo più o meno. Ma siamo molto affettati e complici. La mia piccolina. Allora, ce ne siamo andati da Blue Marlin perché effettivamente non ce lo possiamo permettere oggi, però ci sono venuti un po' di si ricolpa perché un bel settantino per due ombrelloni ci sta, anzi per due lettini. 18 euro di affitto più 50 euro di consumazione minima per quello pacco, mentre per quelli belli 400. La spesa non era e nemmeno un granché. Diventare fashion blog. Minchia, metti sto like che almeno mi posso permettere Blue Marlin. No. Vabbè, comunque, qualcuno ha chiesto: amo, hai le tette rifatte? Sì. Faccele vedere, faccele vedere. Facci vedere la mercanzia. Come stanno ferme. Sì, ha le tettine finte perché, ragazzi, purtroppo... Perché non le avevo e per me era un disagio. E quindi bisogna essere molto onesti e dire che... Quindi sono finte. Sì. Sentite che fa il rumore del palloncino. Dai, non esagerare adesso, amo. Cioè... No, sono molto belline, sembrano vere, vero? Sì. Allora, mentre modifico la foto, lei mi sta... Sbrufolando le chiappe, perché gli vengono i brufoli sul sedere. Sì, mi sta sbrufolando le chiappette, quindi mi sembra un buon momento per rispondere... Aia! Aia! Un'altra domanda. Amo, che domande mancano? Prima volta dove l'avete fatto e come? Ah, ok, prima volta, quando l'abbiamo fatto, come, di chi è? Emanuele 000. Prima volta a casa mia. È stato, non è vero, l'hai detto tu che non è stato, a me è piaciuto, minchia. Dopo tanto tempo che cerchi di conquistare una preda, ce la fai, figa, carichissimo. Poi ho fatto festa e io ero una carico preda. Cioè, tu sei una preda. Tutte le donne sono prede. Ma ammazzati. Io ti ho predato per bene. Questo mi sembra il momento giusto per rispondere alla domanda: per quale motivo le nostre le nostre litigate partono? Amo, sei abbastanza coperta? Sì. Alzati. Dai, amo, madonna! Non so cosa mettersi incazzata nera. Stupido! Magari rispondiamo dopo. Qua cena, grigliatine di carne, puerchi, cose varie. Amore, stavamo concludendo. Perché non litighiamo? Le cause. No ragazzi, noi non litighiamo, non ci sono cause principali, siamo semplicemente sfasati. O no? O no, io ti ammazzo. Ma rispondi seriamente. No, in modo normale. Cosa? Da buffone. Cosa? Siamo due persone abbastanza nevrotiche. Appena ci parte l'embolo. Sfasiamo. Non devi salire. Sfasiamo. Di brutto. Che proprio quasi mani addosso. Però poi... Poi ci neanche 5 minuti.
Vai, mangiamo. Ciao guys. Eccoci qua, dopo che il porceddu, la grigliata miss, i peperones e tutte quelle altre cose hanno fatto il loro effetto. La madre, se non vuoi, ci chiede come facciamo a gestire il nostro rapporto in intimità, dato che siamo sempre imballati, cioè lei lavora, io sono imballato, lavoro, pale, queste cose, social. La gelosia su come viene gestita. Beh, il fatto che sono imballato ci sta, a me piace essere imballato perché se non sono incasinato non mi sento soddisfatto di quello che faccio. Non sta chiedendo quanto sei soddisfatto di quello che faccio. No, io sto dicendo che sono imballato, però nei momenti in cui sono libero la mia prima priorità è lei, solo che lei non ci crede. Tu non ci credi, infatti si incazza. Comunque non è vero, sì. Io ci credo, sono la tua priorità nei momenti liberi. Allora cosa mi sfasi? Ma quando ti sfasi? Tu mi sfasi. Ma tu sei scemo. Eh sì, vabbè. La tua gelosia come la gestiamo? La gestiamo che io sono troppo gelosa. Ah, quindi? E quindi non la gestiamo, ah. Litighiamo. Litighiamo. È perché? Uno dei principali... Non litigi, però... Delle sue pippe mentali, perché essendo gelosa le donne sono, hanno le pippe mentali. Ma io, allora, io non è che sono... Te l'ho già spiegato, io non è che sono gelosa... Beh, sì, sono gelosa di no, te. No, è possessiva. Territoriale, davvero napoletana. Tu sei mio, punto e basta. Non ti devi guardare e toccare nessuno, soprattutto quando sei con me. Ah, concludiamo così questo Q&A tutti insieme sul balcone. Pronti ad andare a dormire, spero che questo Q&A con la Rebs vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un bel like per supportarmi, scrivetemi nei commenti quello che pensate del video, magari anche qualche domandina in più da portare nel prossimo Q&A. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina, seguitemi su Instagram, magari se avete voglia seguite anche lei. Se avete voglia. Se avete voglia. Così. Grazie di aver visualizzato questo video, ci vediamo nel prossimo, l'ultimo da qua. Play hard and party hard. Ciao ragazzi. Hey, baby!